Buongiorno a tutti, buon mercoledì, metà settimana. Stasera io vi ricordo che c'è il penultimo appuntamento con la Formula Juvengers, mi raccomando, 21:10, e ci battaglieremo alla grande, mancano praticamente tre gare. Vediamo ragazzi, vediamo, accorrete, appuntamento da non perdere. Nella settimana in cui inizia la kermesse musicale italiana, chi interessa, chi no, io personalmente non la guardo, però c'è chi dice che non la guarda e poi se la guarda tutta, ma io sinceramente non la guardo. Sanremo è stato il passato per me e non è sicuramente il futuro. Parliamo però di una cosa molto più importante, anche se parametrando le due situazioni, insomma. La clamorosa bombazza che ieri Massimo Brambati ha sparato, che riguarderebbe, perché ovviamente prendiamo sempre con le dovute cautele, Massimo Brambati insomma è uno che parla comunque con procuratori, ex giocatori, è in mezzo al mondo del calcio, insomma ognuno di noi valuti il peso specifico della fonte, no? Delle parole di Brambati, ognuno di noi si fa il proprio pensiero. Ma argomentiamo la notizia, che avrebbe comunque del clamoroso. Qual è questa notizia? Ieri Brambati, in una diretta Instagram, lancia la bomba. John Elkann, secondo lui, secondo chi lo informa, secondo un agente che lo ha informato, John Elkann si sarebbe mosso per riportare Peppe Marotta alla Juventus. Allora, è una notizia clamorosa, è una notizia che avrebbe, se verificata e se andasse poi in porto, avrebbe del clamoroso. John Elkann è sempre stato in ottimi rapporti con Peppe Marotta. E Peppe Marotta ha fatto le fortune della Juventus dei 9 scudetti, conosce l'ambiente Juventus, è stato uno dei, diciamo, fautori, no? di quell'arco di annata, no? Di annate vincenti, per poi approdare ai nemici proprio dichiarati, e insieme ad Antonio Conte, altro fautore dell'inizio della nostra gloriosa quasi decade a livello nazionale, ha fatto poi le fortune dei prescritti, o sta facendo, insomma, le fortune, ha riportato l'Inter insomma ad essere valorizzata fin a livello europeo, con la finale non per ultima dell'anno scorso con il Manchester City, che poco a poco la vinceva pure la Champions. E Peppe Marotta oggi, a mio personale modo di vedere, è uno dei dirigenti più inseriti nel mondo del calcio, è uno che il calcio lo conosce, è uno che sta dentro al mondo del calcio da tantissimi anni, è innegabile che lui sappia di calcio, e il suo clamoroso ritorno alla Juve sarebbe per me, non dico un ritorno alla speranza, perché è un discorso contrastante secondo me. Cioè Peppe Marotta secondo me
è un discorso che bisogna prendere proprio con le pinze, andare proprio a sminuzzare dettagliatamente tutti i pro e tutti i contro. Oggi, allora, togliamo subito innanzitutto la nebbia che ieri ho già visto, no? Sono partiti proprio a razzo gli utenti sui social, no? Ma cosa ce ne facciamo di Marotta? Abbiamo appena preso Giuntoli, a noi Giuntoli è uno dei migliori, quella... Sì, Giuntoli resta, cioè questo è... Giuntoli è il futuro della Juventus per quello che riguarda le azioni di campo, no? Il mercato, i giocatori, eccetera, eccetera. Marotta, per me, verrebbe a fare l'amministratore delegato, cioè ritornerebbe alla Juve, anzi, a detta di Massimo Brambati, con i poteri di un amministratore delegato, insomma. Cioè, una posizione importante, importante. Ecco, la coppiata Marotta-Giuntoli alla Juve, io devo dire la verità, mi attira. Ma mi attira per il semplice motivo che, adesso vi spiego perché mi attira. Mi attira perché Giuntoli si occuperebbe della parte sportiva, quindi la facoltà di andare a scovare questi giocatori come sta facendo oggi, ed è molto buono, prospetti futuribili in casa Juve, da valorizzare poi sicuramente non con Allegri, adesso ci arriviamo. Marotta, che avrebbe totalmente altri compiti, però Marotta, da buon marpione, magari qualche pezzo, sai, un po' più stagionato, da riuscire ad avere magari una squadra completa, un collante, no? Un buon mix di giovani e magari più esperti, ecco che Marotta riuscirebbe magari a mettere le mani, da creare questo... questa sinergia, anche se, ripeto, avrebbe altri compiti, ma comunque sempre nell'ambito della Juventus e del calcio, e quello per quello che riguarda, diciamo, la parte globale, no? Della situazione. Non mi dispiace l'idea non mi dispiace. C'è qualcosa però oggi che non riesco a capire, che dovrò un attimo, su cui dovrò riflettere, che non mi torna su tutta la faccenda. C'è una spina che ogni tanto mi punge, cioè finora sono più i pro per un ritorno di Beppe Marotta, ci mancherebbe altro. C'è qualcosa però che non riesco ancora ad individuare, che mi fa un attimo riflettere, potrebbe essere il fatto che Marotta, con la sua autorità, diciamo, con la quale tornerebbe e gli verrebbe affidata, potrebbe creare qualche dissapore anche con Giuntoli, con vedute diverse. C'è qualcosa che non mi torna. Ora spiegarvelo nel dettaglio non lo so, perché, ripeto, sto elaborando adesso la situazione. Allora, la realtà, secondo me, è che John Elkann, essendo sempre stato, ripeto, in buoni rapporti con Beppe Marotta, probabilmente vuole un uomo di fiducia, vuole un uomo che sappia gestire la situazione per creare un, diciamo, un menù nuovo, no? Quindi vari Ferrero, grande uomo comunque, una statura morale di alti livelli, che comunque poco c'entra con il mondo del calcio. Ecco che così si andrebbe ad allontanare, tornerebbe un uomo che il calcio lo mastica da molti anni, ripeto, per creare questo menù nuovo, per riportare questa Juventus nei piani che contano. Questo è l'intento di John Elkann. Si è stancato di questi sali scendi e di questa mediocrità, data anche dal nervosismo che in questi anni ha contornato la società, il mondo Juve, tifosi,
eccetera eccetera, i non risultati in questi 2 anni e mezzo, 0 titoli, tutte queste cose insieme, probabilmente John Elkann, anzi speriamo, è una speranza più che altro, John Elkann si è stancato, vuole ripartire con gente a lui di cui lui si fida, e Marotta è sicuramente una persona di cui lui si fida, per poi ripartire anche con una guida tecnica nuova. Ecco che allora potrebbe essere una chiave di lettura, no? Via Allegri, gente nuova, allenatore nuovo, progetti nuovi, e allora andrebbe molto bene, perché di Marotta, ovviamente Marotta gli puoi dire tutto, ha fatto anche lui i suoi errori, ma Marotta è un grandissimo dirigente, un grandissimo conoscitore di calcio. Un mix congiunto lì mi attira, questa cosa qua, devo dire la verità, mi attira. L'importante è, lo ripeto, la speranza è che questa situazione, se fosse mai verificata e se dovesse mai andare in porto, la speranza è che porti all'allontanamento di Allegri. Questa è la speranza, no? È la speranza più ferrea, più marcata, la speranza più di tutti noi tifosi, o insomma della maggior parte, la speranza più salda nelle nostre anime, da buoni tifosi juventini. Ecco, quindi questa notizia qua, ma ripeto, per me avrebbe dell'incredibile. Il discorso è ora vedere se e come entrerà Marotta in società. Ripeto, a detta sua entrerà con la nomina di amministratore delegato, quindi secondo la logica non andrebbe assolutamente ad intaccare il lavoro sportivo di Cristiano Giuntoli, e questo mix, devo dire la verità, mi ispira, mi incuriosisce, ecco, questa è la parola giusta, mi incuriosisce. Quindi ad oggi vi dico sì, sono contento se fosse vera la notizia, mi va bene che torna Marotta, però con tutte le virgolette che vi ho appena citato. Per primo l'allontanamento di Massimiliano Allegri. Aria nuova, menù nuovo, Juventus nuova, aria fresca, soprattutto per ripuntare all'Europa che conta. Questo è quello che ci auguriamo tutti quanti. Ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nelle live oggi nel Tridente per discutere nel dettaglio, insieme agli altri componenti della Juventus Crew, questa clamorosa indiscrezione di Massimo Brambati. Vi mando un abbraccio a tutti, buon mercoledì e buona giornata. Ciao!